Ingot è nata 2 anni fa, 2 anni di ricerca e sviluppo, ed è nata a marzo del 2020, quando eravamo chiusi in casa per il primo lockdown. E abbiamo cominciato a schizzare, a progettare, a buttare giù idee su come poteva essere realizzata la macchina dei prossimi decenni. Ingot nasce dall'idea di essere la prima macchina pensata per il trucco permanente, per il make-up, ma che rientri in un range di acquisto degli attuali prezzi delle macchine tattoo. Le esigenze tecniche e costruttive non andavano quasi mai d'accordo con le richieste dell'operatrice. Quindi Francesca mi diceva: papà, è sbilanciata la macchina, tende a portare il peso verso il posteriore, la voglio più bilanciata perché quando faccio il pixel la tengo a 90 gradi e non mi deve pesare in mano. E quindi abbiamo lavorato pensando a una nuova macchina, a un nuovo motore, a una nuova trasmissione, a una nuova cartuccia, alla possibilità che la macchina potesse funzionare con qualsiasi console di alimentazione presente sul mercato, ma anche con una console dedicata con funzioni particolari che poi vi spiegheremo meglio. Abbiamo creato una nuova tecnologia, Synergy Tech, studiata apposta e pensata per Ingot. Quindi Ingot con Synergy Tech è l'unica macchina che mette direttamente in relazione la cartuccia, quindi l'ago, con il motore, con il corpo macchina. Come? Attraverso una tecnologia abbastanza sofisticata. Il motore, la macchina, legge le battute e il funzionamento dell'ago e toglie completamente le vibrazioni, anche perché all'interno della nuova cartuccia è stato sostituito il sistema meccanico a molle con un sistema basato su un nuovo polimero che consente l'assoluta silenziosità di funzionamento, impedisce il passaggio di reflusso del colore. È stato creato un intero stabilimento robotizzato dietro la produzione di questo pezzettino di plastica con dentro un ago. Quindi alcune disfunzioni che si potevano creare nella produzione di massa, ma manuale e artigianale, oggi sono bypassate da tutti i controlli elettronici che uno stabilimento e macchine robotiche hanno on board. Questo ci ha consentito però anche di ridurre drasticamente i prezzi del prodotto ago, quindi cartuccia. Finalmente un prodotto destinato principalmente al permanent make-up ad un prezzo competitivo con qualsiasi tipo di prodotto esistente, anche rispetto al mondo del tattoo. Dopo 2 anni di ricerca e sviluppo, sono lieto quindi di presentarvi Ingot, la macchina del futuro del permanent make-up a livello mondiale, made in Biotech.